bimbe. Allora, scendiamo al nostro livello. Va bene, allora tagliamo via la parte delle indicazioni nazionali, che sapete già tutti di cosa parlano. In particolare noi siamo partite, prima di tutto ci teniamo a dire che vi trasmettiamo un'esperienza, per cui non vi aspettate, non voglio che segnate proprio niente, vogliamo solo passarvi delle idee. Noi abbiamo l'abitudine di utilizzare le opere d'arte nel nostro percorso didattico, però in modo particolare volevamo chiedere a voi adesso, in questo momento, l'inizio, qual è la vostra, il vostro uso dell'opera d'arte nei percorsi didattici. Quindi la prima interazione che vi chiediamo è proprio questa. Voi, come, con una parola, come definireste l'uso delle opere d'arte all'interno della vostra esperienza didattica? Vi diamo tempo di scrivere, perché dovrebbero venire fuori poi la rotazione delle parole. Purtroppo qui c'è poco umano. Che emozioni vi suscita questa volta? No, quella è l'altra. Perché vi facciamo lavorare, questo problema, volevamo farvi lavorare. Non fare quello. Ok, adesso non va. Perché quella è la seconda interazione. Non so perché. Se no noi parliamo con il resto e poi dopo facciamo quella del basso. Ah, c'è. Sono però anche di macchina. Non trovate questa domanda? No. Va bene, non importa, lasciamo stare. Andiamo avanti, poi vi facciamo lavorare su quello. Abbiate pazienza, ma dobbiamo velocizzare le cose perché se non guardate l'ora. Siamo un po' in ritardo, ok, questa era l'interazione che vi volevamo chiedere dopo. Allora, comunque, mentre aspettiamo un attimo di capire come ci dobbiamo muovere, noi abbiamo cercato di proporvi che cosa si può fare con l'arte durante le attività di religione a scuola. Permettiamo che per gli insegnanti della scuola dell'infanzia noi non abbiamo un'esperienza diretta dell'uso dell'arte nella scuola dell'infanzia. Abbiamo sentito diverse colleghe, ci siamo confrontate con loro e siamo arrivate a un chiarimento che è questo, no? Che per la scuola dell'infanzia sicuramente proporre un'opera d'arte non può essere un momento così separato da tutto il resto. Deve prevedere per forza il fatto che l'opera d'arte sia inserita in un percorso di approccio che deve essere comunque graduale e studiato. Gli strumenti con i quali i bambini della scuola dell'infanzia, secondo noi e le colleghe che abbiamo sentito, possono interagire meglio con l'opera d'arte è la lettura del colore, che è sicuramente una via privilegiata, e l'utilizzo dell'opera d'arte come strumento di racconto e anche l'espressione dei volti e l'interpretazione delle emozioni qualora sia già stato fatto però poi quindi un lavoro di interpretazione dell'espressione visiva dei volti, l'utilizzo magari delle faccine eccetera, in modo che loro sappiano comunque già approcciarsi a questo tipo di linguaggio. Noi abbiamo proposto questi esperimenti che abbiamo fatto noi a scuola anche, no? Prima di tutto quello dell'arte utilizzata per raccontare. Allora, noi abbiamo diviso due parti. La prima parte riguarda strettamente ciò che si potrebbe fare con i bimbi della scuola dell'infanzia.
La nostra proposta per quanto riguarda i piccolini, è il fatto di scegliere delle immagini il più possibile lineari, che abbiano pochi particolari, perché un'opera d'arte molto dettagliata sicuramente distoglie l'attenzione di un bambino dell'età prescolare dal contenuto. In questo caso noi abbiamo scelto la parabola del buon samaritano. È chiaro che questa icona è un racconto a sequenze, ha un'interpretazione molto più profonda. Per quanto riguarda invece i bimbi nella scuola dell'infanzia, dopo il racconto della maestra, che secondo me è assolutamente, secondo noi, assolutamente irrinunciabile, sarebbe bello poter lavorare con loro sull'immagine, chiedendo loro di dar vita ai personaggi. Come lo facciamo? Intanto riconoscimento dei personaggi e la divisione della sequenza dell'opera d'arte in episodi aiuta sicuramente i bambini a riprendere la storia che hanno sentito. Potrebbe essere una proposta accattivante anche per loro quella di dar voce ai personaggi. Quindi magari dopo una drammatizzazione fatta in classe, registrare le voci e utilizzarle come sfondo per il racconto dell'opera d'arte. In questo caso i briganti che aggrediscono e il poveretto che le prende. Poi i due personaggi che passano indifferenti, e quindi un atteggiamento anche da parte dei bambini, non mi importa, non mi interessa, potrebbero essere le loro espressione pure fredda o altro da fare, poi l'espressione del samaritano che invece aiuta, e quindi ti aiuto io, mi fermo, e per concludere mi prendo cura di te e ti porto, addirittura mi faccio carico di te in questo caso e ti porto all'albergo. Ovviamente l'interpretazione qui di Gesù che è samaritano salta con i bambini dell'infanzia, perché è impossibile far capire loro questo forse nel secondo momento. Sicuramente tramite la mediazione dell'insegnante, perché per loro sì, il buono della storia qui è evidente che è Gesù, e quindi come il buono della storia loro lo interpretano nel modo giusto. È chiaro che la spiegazione, poi comunque la mediazione spetta sempre all'insegnante. Abbiamo voluto riassumere questo processo dell'utilizzare le immagini per il racconto con queste brevi frasi, cioè ascoltare il racconto, poi osservare l'immagine, riconoscere i personaggi e diventare dialoghi. Questo è quello che si potrebbe fare con un'immagine che racconta per i bambini della scuola dell'infanzia. Ci sono tante possibilità anche con altre sequenze di immagini. Si parlava di Giorgio, sicuramente è una storia raccontata ad immagini, per cui si potrebbe utilizzare anche con i bambini della scuola dell'infanzia. Per quanto riguarda invece la scuola primaria, due esperienze che abbiamo fatto noi con le classi, una è quella del racconto della Genesi con i mosaici della Basilica di San Marco. Il lavoro qui è stato fatto con una classe terza, i ragazzi hanno letto il testo della Genesi, dividendo i giorni, colorando sul foglio i giorni della creazione, identificando le sequenze, e poi hanno osservato il mosaico. Dopodiché il mosaico è stato smontato, lo abbiamo tagliato a pezzi, e per ogni pezzo abbiamo osservato la simbologia, perché nei mosaici, questi mosaici di San Marco, la simbologia è data dagli angeli che identificano i giorni e da questo Dio che non è un Dio con la barba bianca, è un Dio che è Gesù e quindi ha un ulteriore strumento di interpretazione. Gesù c'era già in quel momento ed era lui a creare insieme a Dio. I ragazzi hanno poi inventato i titoli e messo delle didascalie alla presentazione che vedete qua. Vedete il secondo giorno, il firmamento,
la divisione delle acque, i due angeli del secondo giorno, il terzo giorno la terra e i germogli, il quarto giorno i quattro angeli e chiaramente sole, luna e stelle, quinto giorno pesci e uccelli, i grandi mostri marini, come racconta il testo biblico, vedete ci sono degli animali strani nell'acqua che uno non chiamerebbe pesci, però sono grandi mostri marini, e poi gli animali, e alla fine l'uomo che viene forgiato da Dio e blasmato, come raccontato nel testo, e alla fine il settimo giorno, che è un settimo angelo che viene benedetto da Dio con una mano sulla testa. Capite che questa visione della creazione con le immagini così per i bambini è molto accattivante, e dall'altra parte ci permette di aiutare ad interpretare, come abbiamo sentito tantissime volte, la simbologia, che è davvero uno strumento molto valido per interpretare l'arte e anche per valorizzare magari dei simboli che, senza andare a vedere il mosaico di San Marco, i ragazzi possono poi riconoscere nelle opere d'arte del loro territorio, perché è molto importante anche far sì che comincino a maturare un occhio, diciamo clinico, per tutto ciò che c'è di bello anche all'interno magari della loro parrocchia o della chiesa vicina o dei piloni che vedono passando in macchina per andare a scuola. La seconda proposta è quella di un quadro presente, di un dipinto presente qui a Torino alla Galleria Sabauda, ed è intitolato La Passione di Cristo. Questa invece l'abbiamo usata per fare una caccia al tesoro, un gioco tipo aguzza la vista, e devo dire che i ragazzi grandi, quinta, sono riusciti ad individuare quasi tutti i momenti della passione di Gesù. È un modo diverso, insomma, di presentare forse la solita cartina di Gerusalemme con le varie zone della passione di Gesù, l'abbiamo fatto tutti. E qui effettivamente si parte, non so se si vede, non si vede. Grazie. Perfetto. Il quadro in realtà è molto piccolo, però è molto efficace. E sulla linea? Sì, sulla linea, sulle digitali sono molto, si rende molto bene. Quindi si parte in alto, appunto a sinistra, con Gesù che entra a Gerusalemme, c'è poi la cacciata dei mercanti nel Tempio, c'è un'ultima cena, non so se si vede, è un po' sfasato come... vabbè, ma voi lo individuate lo stesso. C'è la congiura dell'alimento di Giuda prima, c'è Gesù che prega nel Getsemani, l'arresto di Gesù, chiaramente vabbè, tradimento di Giuda, qui c'è, si sposta la scena al centro dove c'è tra l'altro anche più luce, e c'è tutta la parte riguardante il processo di Gesù, ci sono le diverse fasi, c'è la flagellazione, la derisione, in quest'ultima lecce uomo, c'è la folla che urla crocifiggilo, c'è anche in piccolo la costruzione della croce. E poi parte la Via Crucis, quindi si esce dalla porta della città, ovviamente, c'è questo corteo, c'è anche, se notato in cima, un papà che porta il proprio figlio al Calvario, c'è la crocifissione proprio, Gesù che viene crocifisso sulla croce, la morte di Gesù, la deposizione, Gesù nel sepolcro, la discesa agli inferi e la risurrezione, e poi in alto, anche se piccolino, c'è questo inno metangelo, insomma, l'incontro con Maria Maddalena. Più ancora più indietro, ma si nota per i bambini, questo non lo colgono, c'è l'incontro di Gesù con i discepoli di Emmaus, però veramente è proprio già da aguzza la vista, veramente. Importante, altrimenti questo è un quadro che funziona benissimo.
senza dire tante parole. Chiaramente ci vuole un racconto prima, ma i ragazzi sono invogliati ad andare a cercare i particolari. Soprattutto il gallo che canta, noi non l'abbiamo trovato, loro l'hanno trovato. Perché loro hanno uno sguardo veramente più attento e forse anche un pochino meno costruito del nostro. Noi ci aspettiamo una certa sequenza perché siamo noi che abbiamo nella mente determinate immagini, loro invece hanno un'immagine più vergine, riescono ad andare oltre i preconcetti e trovano anche quello che noi non siamo riusciti magari a vedere. Per esempio le nuvole che si ammassano sopra il Calvario, loro le hanno colte subito, perché là diventava buio perché anche il cielo si fa triste. E quindi ci sono particolari che sono stati molto utili per approfondire determinati argomenti. E qui ci sono anche i committenti, sono in basso, a destra e a sinistra, che sono Maria e Tommaso Portinari, che sono funzionari dei medici. Anche qui abbiamo messo come parole l'osservare, il confrontarsi, perché poi questa tavola può essere guardata anche a gruppi e quindi ci può essere un confronto tra loro, quello che hanno visto e quello che sono in grado di descrivere, la suddivisione delle sequenze, e poi riraccontare per fare memoria di ciò che ho appreso e il confronto con il testo biblico, quindi cosa c'è che combacia, cosa c'è che invece nel testo non abbiamo trovato ma gli è stato rappresentato. Un altro modo che abbiamo utilizzato noi per utilizzare l'arte nel percorso didattico è quello di analizzare l'espressione dei volti. Lo diceva anche prima la professoressa Danzano. Quindi qui volevamo chiedervi, avete già visto l'immagine, di interagire scrivendo come se foste gli alunni della una classe, quale espressione del volto o quale emozione abbinereste all'espressione del volto di questo Gesù. Questo qui è il risultato di 127 persone che hanno interagito. Ok, perfetto. Vedete come l'interpretazione è assolutamente personale. Ci sono persone che ci hanno trovato la tristezza, persone che ci hanno trovato la serenità, persone che ci hanno trovato l'inquietudine, la compassione. Sono tutte espressioni molto personali. Questo ci fa dire che l'arte, come dicevano gli esperti, l'arte parla, l'arte è inclusiva, permette a chiunque di dire qualcosa. Immaginate i nostri bimbi PES o i nostri bimbi con difficoltà, sono comunque partecipi, perché qualcosa da dire lo trovano comunque. Questo è un altro lavoro che noi abbiamo fatto con i ragazzi, è iniziata così la sfida è iniziata con immagina un momento della vita di Gesù che vuoi e rappresenta sul foglio di carta solo il suo volto. Ogni ragazzo lo ha fatto e ha scritto dietro quale episodio e che espressione del volto aveva rappresentato. Dopodiché noi abbiamo fatto una carrellata di volti di Gesù. Quello di prima era l'incontro col giovane ricco, quello che avete commentato voi. Poi qui c'è una visita al Calvario, la cacciata dei mercanti dal Tempio, una crocifissione, una resurrezione e un'altra resurrezione. No, è la nozze di e queste erano le altre espressioni che noi abbiamo mostrato ai ragazzi. Ad ognuna di esse abbiamo chiesto di abbinare, come per la prima, l'emozione che leggevano nel volto. Solo in un secondo momento abbiamo detto qual era l'episodio. Invece questo è il lavoro che hanno fatto i ragazzi. Il primo ha rappresentato questa espressione del volto e ha fatto il pensiero al tradimento di Giuda e quindi Gesù è triste e deluso, e quest'altro invece la risurrezione, Gesù festeggia ed è molto contento. Come la risurrezione, è molto felice questo Gesù. Questa è stata un'esperienza che
bene e che ha permesso loro di cogliere anche come essere artisti vuol dire mettere in ciò che si disegna qualcosa di sé, perché mostrando l'opera agli altri si sono accorti che ognuno aveva uno stile completamente diverso. C'è chi ha colorato con i pennarelli colori molto accesi, chi ha usato le matite e ha fatto colori più tenui, chi non ha colorato per niente ma ha accentuato con il nero l'espressione del volto. Ognuno di loro ha espresso e ha sperimentato sulla sua pelle come un'opera d'arte può diventare personale. Con i bimbi della scuola dell'infanzia noi proponiamo di usare ovviamente meno immagini, anche soltanto due o tre, e far abbinare gli smile oppure i timbrini. È una cosa che loro sanno fare, sanno discriminare la gioia e la tristezza, e quindi con i piccoli si possono usare questi piccoli accorgimenti. Abbiamo discusso un po' sulla rabbia, ma secondo me anche la rabbia la sanno individuare. Vabbè, se la sanno individuare la maestra lo sa, e nella sezione farà trovare anche lo smile rosso di rabbia. Bene, per quanto riguarda le emozioni, l'interpretazione delle emozioni, l'importante è guardare con attenzione, interpretare, e questo va bene anche per i piccoli, rifacciamo l'espressione del volto che vediamo nell'opera, immedesimarsi, richiamare alla memoria un episodio, quello per cui quell'espressione è più indicata, e poi rappresentare le emozioni attraverso la propria opera d'arte, quindi mettendo mano all'opera. Ce la fate ancora? Sì. Un altro modo di usare l'arte è quello per raccogliere informazioni. Quindi noi non stiamo cercando delle opere d'arte particolari per un periodo storico particolare, ma lo stiamo usando per trasmettere qualcosa ai nostri alunni. Siamo nell'ambito dell'IRC e quindi noi ci stiamo benissimo. Allora, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, vi proponiamo un'icona. E anche se questa è molto a molti personaggi, ci possiamo concentrare semplicemente sui personaggi principali del Natale. Maria e Giuseppe, l'asino e il bue perché gli animali ci vogliono, la cometa e Gesù. Tutto il resto è altro. Però con i bambini della scuola dell'infanzia si può ad esempio giocare a trasformare questa opera d'arte in un memory, oppure in tesserine da poter discriminare, questo lo metto nel barattolo del Natale, questo invece non lo metto nel barattolo del Natale perché non c'entra niente. Se riusciamo già a far capire ai bambini della scuola dell'infanzia che questi sono i personaggi principali del Natale, siamo nozze. Ma gli insegnanti della scuola dell'infanzia hanno da insegnare anche le superiori, perché lavorano, devo dire, in modo splendido. Diciamo che anche lo scomporre l'immagine e poi permettere ai bambini di ricomporla tagliando i pezzi, nel caso di un'immagine lineare come questa è abbastanza facile, si può fare. Si può anche riportarla su un foglio e permettere ai bambini di personalizzarla modificando magari i colori o utilizzando diverse tecniche per ricoprire il disegno poi fatto. E in un modo anche questo per far sì che l'opera d'arte diventi un po' tua, mettere mano alla cosa. Sì, ti facciamo osservare ovviamente in modo guidato, facciamo ricercare gli elementi e i personaggi, discriminiamo o diamo un nome ai personaggi e poi ricomponiamo l'immagine. Lo so che siamo con il tempo. Corriamo. Invece con i più grandi alcune opere d'arte ci danno la possibilità di ricercare dei particolari. In questo caso noi, raccontando l'episodio di Mosello di Carpente, abbiamo utilizzato questo mosaico per sottolineare come l'artista abbia visualizzato che Mosè si toglie i sandali, hanno cercato, i ragazzi hanno individuato la mano di Dio nell'alto, Dio che parla con Mosè, il fuoco non è molto interpretabile perché qui sembra una pianta fiorita, ma in realtà loro il fuoco lo ricordano come lo vedono nei cartoni animati della Disney, non so, della Warner Bros. Se quello del Principe d'Egitto dove il fuoco è blu, quindi
questo è un elemento che loro hanno fatto un po' fatica a riconoscere, però c'è il monte, salire sul monte, posare il bastone, e hanno ricercato quali elementi del racconto. Un altro invece che abbiamo utilizzato sempre per identificare gli elementi è la guarigione del paralitico. Perché? Perché nel racconto, nell'immagine, per esempio in questa immagine che è una miniatura, si vede la folla che si accalca all'ingresso, Gesù che è dentro la casa, gli amici che sono sul tetto, la mappa fatta con un telo legato e poi lo stesso paralitico che se ne va portandosi via la sua presa. Vedete come un'immagine come questa, dopo un racconto, aiuta a focalizzare l'attenzione, ma non banalizza il racconto, mentre certe volte i disegni un po' troppo infantili, come si diceva prima, dei libri di testo, a volte meglio le opere d'arte che, non parliamo dei libri più piccoli, ma dei libri più grandi, questo sicuramente è uno strumento che non banalizza il racconto. Qui di nuovo il discorso è osservare, porre domande, perché se io la faccio vedere prima del racconto, chiaramente mi chiederò ma perché c'è questa immagine, perché ci sono questi particolari, formulare delle ipotesi, ricercare le informazioni, verificare quanto scoperto e dare voce ai personaggi. Ultimo, non ultimo, ma forse più complesso, e abbiamo già sentito prima quanto è importante dare gli strumenti anche per interpretare i messaggi, visto che l'arte è stata per molto tempo il veicolo di conoscenza per chi ancora non sapeva leggere, i muri delle cattedrali erano la Bibbia della gente, interpretare i messaggi attraverso l'opera d'arte è anche un lavoro complesso ma importante. Noi lo abbiamo utilizzato così. Una immagine che usiamo spesso è questa, che è la rappresentazione di Abramo. Quando noi spieghiamo ai ragazzi che Abramo è il padre delle religioni monoteiste, questa immagine a noi è servita molto come immagine simbolica, perché i ragazzi sono stati posti di fronte all'immagine senza aver messo il titolo, chiedendo loro di capire come mai questo Abramo era fatto così. E sono venute fuori tantissime osservazioni sul fatto che è più grande degli altri perché era il primo, il capotribù, qualcuno ha detto il primo monoteista, a seconda delle competenze che sono riuscite a maturare, e il fatto di avere tutta questa gente in braccio è perché è lui che ha dato origine alla religione monoteista e quindi a tutti coloro che credono. E quindi il titolo Abramo, il padre dei credenti, è stato di facile interpretazione attraverso questa immagine. Un'altra immagine è molto più complessa. Avete sentito, abbiamo parlato anche dell'arte, avete sentito parlare anche dell'arte contemporanea. Bisogna studiarlo un po', bisogna sperimentare e la cosa più faticosa è la ricerca. Perché le ricerche delle immagini e l'utilizzo di queste immagini richiede un bel lavoro, da parte nostra prima, poi anche quella dei ragazzi, chiaramente. Questa è una risurrezione. Io non so se voi riuscite a vederla bene, provate a vedere quanti simboli trovate all'interno di queste immagini. Allora, intanto io ve ne faccio vedere uno che è semplice. Al centro c'è un albero. Ed è l'albero della vita, dell'interpretazione. C'è anche un occhio e Gesù, il volto di Gesù è la pupilla dell'occhio. Gesù ha le braccia aperte, ma non è un crocifisso, sono braccia che accolgono. E le braccia formano la coda del pesce. Riuscite a vederla? Okay. C'è un pesce, vedete, che ha il muso di Gesù e la coda di Gesù. Ci sono due figure ai lati che sono interpretati con Maria e Giovanni, ma possono anche essere interpretate come noi. Sotto le braccia di Gesù ci siamo tutti credenti, tutti cristiani. Il colore in questo caso la fa da padrone, nel senso che dove c'è la risurrezione il colore
caldo e vivace, e dietro vedete che c'è il blu dominante ma con viola e grigio. Quindi la risurrezione come luce della vita. Questa è una delle, ne abbiamo 50.000 di opere. Con la disegna prima è stato citato il dottori. Dottori ha una risurrezione stupenda che gioca sulla luce e sul buio, ma è nella collezione dei Musei Vaticani, non si può pubblicare purtroppo, ma è un'altra opera che con i bambini si può usare, funziona benissimo, è veramente potente, però appunto non si può pubblicare, cioè magari un altro autore, in quanto Paolo Guglielminetti che è lì davanti a me, lui sa benissimo di che cosa parlo, perché in certe situazioni l'opera sarebbe veramente quella giusta, ma non si può pubblicare per problemi, appunto, come si diceva, di diritti. Comunque abbiamo internet che ci aiuta, e andate a vedere, ce ne sono tantissime, come quelle di Acrobat, per esempio, oppure per esempio la natività di dottori, è quella con che ha la luce che colpisce la proprio Gesù Bambino, e sono veramente immagini che parlano e che i ragazzi interpretano facilmente perché sono vicine al loro modo di rappresentare, più che certe opere d'arte di altro livello. E visto che siamo anche in casa salesiana, c'è quel bellissimo Gesù risorto del Colle Don Bosco, che è una scultura, ma quella, cioè se la fai vedere ai bambini, certo che è chiara, è Gesù che non è più crocifisso, ha le braccia per abbracciarti, non è in croce. E poi sorride. E non ha più però quel bellissimo sfondo colorato, perché va prima che ci stava la vita, va bene. Allora, anche qui, osservare e individuare i simboli e riconoscere i significati, interpretare il messaggio e inventare un titolo per le opere d'arte, può essere anche uno strumento per valutare quanto è rimasto del percorso. Sì, l'arte noi l'abbiamo usata per attivare un percorso, all'interno di un percorso come vi abbiamo presentato, e l'abbiamo anche sperimentata come strumento di valutazione, però è tardi, non abbiamo tempo, e soprattutto speriamo che questo non sia stato un momento di rottura.